Post in piedi all'Aquila per celebrare i 2 anni di governo Meloni con esponenti locali, regionali e nazionali di Fratelli d'Italia e di tutta la coalizione, il ministro della cultura Alessandro Giuli, amico speciale dell'Aquila. L'esecutivo sta andando bene naturalmente, il merito è dell'esecutivo visto che mi sono appena insediato. La cosa bella è che si cominci a spiegare, a celebrare con una prospettiva ovviamente i risultati di governo in Abruzzo e all'Aquila in particolare, che conosco come sapete come ex presidente del Maxi, e quindi vengo con contentezza raddoppiata qui a parlarne. Cercherei di sottolineare l'aspetto estremamente positivo, quale che sia l'esito, il fatto che l'Aquila sia capitale della cultura e che Pescara sia in competizione per essere la successiva capitale dell'arte significa che l'Abruzzo sta vivendo un momento magico, chi governa l'Abruzzo lo sta governando bene, chi governa l'Aquila e Pescara lo sta governando magnificamente, quindi c'è un grande dato positivo. Un tempo utile per fare un bilancio delle attività, delle riforme, dei tanti risultati portati a casa a livello nazionale ma anche per l'Abruzzo, regione alla quale ormai il governo Meloni guarda con grandissima attenzione, passando pure per il prossimo G7 di Pescara. Un ponte è quello tra il governo nazionale e l'Abruzzo che è stato fondamentale per portare a casa risorse e mettere in campo progetti strategici di diverso tipo, protagonista non solo Fratelli d'Italia ma l'intera coalizione. Ho vissuto questo cambio di paradigma quotidianamente ormai da qualche anno. Si partiva da un'interlocuzione difficilissima con Roma, mancavano anche le persone che potessero ascoltarci per fare soltanto un emendamento o per presentare una iniziativa o per essere semplicemente ascoltati, magari rassicurati o contraddetti su delle ipotesi di lavoro. Oggi c'è una filiera che va dai comuni alla provincia, alla regione fino al governo nazionale. L'Abruzzo credo sia stato un primo laboratorio di questo centrodestra che sa governare, che sa essere coeso, unito. Credo che i risultati elettorali che abbiamo visto negli ultimi anni in Abruzzo testimonino questo buon lavoro, e credo anche che il governo abbia dato ampissima dimostrazione di tenere in maniera particolare a tutti i territori. Pensiamo soltanto che l'Abruzzo esprime ben 2 sottosegretari di Stato, e quindi credo che questo sia un risultato importante e storico per la nostra regione. La coalizione è unita, al suo canto l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega è un'alleanza che viene avanti da tanto tempo, da tanti anni, consolidata da una serie di esperienze in tante amministrazioni locali, in tante regioni, e questi 2 anni sono stati anni positivi con la Premier Meloni che ha saputo ben rappresentare tutta la coalizione a livello internazionale. Il ruolo certamente del nostro leader nazionale Antonio Tajani è stato importante anche per lei.